quelli nominano, noi raccontiamo storie. Gadda c'è forse ancora più caro di altri, perché ogni tanto usava questo suo strumento pazzesco, così esatto, implacabile, per divertirsi. E in particolare lo usava per fare a pezzi delle fette di umanità che lui odiava, pensava che fossero mortificanti per se stessi e per tutti. E così usava questo suo bisturi e li faceva a pezzi. Sembrava che con gli spilloni, no, gli insetti, tac! E questo ce lo rende simpatico. Qui in questo libro, nella cognizione del dolore, c'è una pagina in cui lui se la prende con la bella società milanese, l'inforca proprio, e li becca nella situazione più mortificante in assoluto, cioè quando vanno a cenare al ristorante, giorno di festa, tutti belli vestiti, eleganti, tutti con questi gesti controllati, studiatissimi, impeccabili, niente di sbagliato, dove la scarpa. E li segue per tutto questo pranzo, cena, non mi ricordo più cosa. Insomma, dal primo al secondo, segui tutti, poi al secondo cosa ordinano? Ossobuco. Che di per sé, tutti abbiamo ordinato ossobuco, ma nell'universo linguistico di Gadda, tutto è delicatissimo, poi questi quando dicono ossobuco, veramente come... da sé, si fanno fuori da sé per sempre, no? E li segue così, non gli risparmia niente, alla fine mangiano la mela. La mela. È anche un'Italia in cui si mangiava ancora la mela al ristorante, invece che il kiwi con sottofondo di papaya. Mela. Però loro la mangiano con le posate. E allora prendono il coltello non taglia, allora chiamano il cameriere, scusi, può cambiare coltello? Certo, posso cambiare coltello. E poi una mela, mangiano una mela, tutta questa cerimonia. Non li perdona per tutto questo pranzo. E alla fine loro sono già fatti per sempre, ridicoli per sempre, mortificati, ma lui ancora il colpo finale, quello, li becca nel gesto che fanno alla fine, cioè proprio dopo tutto, dopo anche la mela, loro fanno un gesto molto particolare e lì lui li cucca, in quel gesto molto, molto, molto particolare. Fumavano. Subito dopo la mela, apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza oramai, cioè fin dall'epoca dell'ossobuco, si era andato a mano accumulando nella di loro persona. Estraevano con distratta noncuranza di tasca il portasigarette d'argento. Poi dal portasigarette una sigaretta, piuttosto piena e massiccia col bocchino di carta d'oro, e quella e te la picchiettavano leggermente sul portasigarette, rinchiuso nel frattempo dall'altra mano con un tatrac. La mettevano ai labbri e allora, come infastiditi, mentre che una sottile ruga orizzontale si delineava sulla loro fronte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente, dopo aver cercato in due o tre tasche, una bustina a matrice, ma apertala si constatava che ne erano già stati tutti spiccati, per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinenti estromessa dai confini dell'io. E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infine, soccorreva, stanata ultimamente dal 123esimo taschino, e dissigillavano il francobollo sigillo, ubiqua immagine del fisco uno e trino, fino a denudare in quella pettinetta miracolosa la urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. E ne spiccavano una unità, strofinavano, accendevano,
spianando a serenità nuova la fronte, già così sopraccaricata di pensiero, ma pensiero fessissimo, riguardante per lo più articoli di bigiutteria in celluloide. Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca. Quale? Oh, se ne scordavano all'atto stesso. Per aver motivo di rinnovare in occasione d'una contigua sigaretta la importantissima e fruttuosa ricerca. Dopodiché, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli altri tavoli, aspiravano la prima boccata di quel fumo d'eccezione, di Xantia, Turmac, in una volontà da sibariti in 32esimo, che avrebbe fatto pena a un turco. Stitico. E così rimanevano. Il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, emanando voluttuosi ghirigori. Mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe e andava dietro come un disperato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l'ossobuco. La peristalsi veniva via con un andazzo trionfale, da parere canto e trionfo e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale della Ida o il toreador della Carmen. Così rimanevano a guardare. Chi? Che cosa? Così rimanevano a guardare. Chi? Che cosa? Le donne? Ma neanche. Forse a rimirare se stessi nello specchio delle pupille altrui, in piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossibuchivori. In piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossibuchivori.